Iniziamo inspirando, apri le braccia, espirando, chiudi. Inspira, inarca la schiena, espira e incurva. Inspira, inarca, braccia aperte, espira e incurva, chiudendo le braccia. Movimento fluido, dolce. Apri, prendi aria e chiudi. Apri bene, chiudi e piega le ginocchia ancora, continua. Ancora 3, 2, 1. Da qui gambe ben divaricate. Scendi frontalmente, mani e piedi. Passa in posizione accovacciata, mani unite e alzati in piedi. Ancora scendo. Posizione accovacciata in preghiera, stendi le gambe e sali, mani ai piedi, scendi, in posizione preghiera, risali, ancora 5 secondi, ancora 3, 2, 1, ora posso spostarmi fuori dal tappeto e traziono un ginocchio al petto e poi l'altro, sale un ginocchio, traziono, sale l'altro e traziono. Il piede della gamba che viene trazionata è in estensione, schiena dritta e spalle basse. Siamo a 10 secondi, fisso un punto con lo sguardo e lo mantengo durante tutti i movimenti. Ancora 3, 2, 1. Ora divarico le gambe e mi sposto lateralmente sollevando un braccio e poi l'altro. Molleggia sulle gambe spostandoti leggermente verso destra e verso sinistra. Lo sguardo segue il movimento del braccio, sinistro e destro. Siamo a 10 secondi. Ancora 3, 2, 1. Ora braccia aperte. Flessione a sinistra, sblocco il braccio destro, sblocco le ginocchia e circonduzione. Torno a braccia aperte. Cambio, flessione a destra, sblocco il sinistro, sblocco le ginocchia e circonduzione. Allineo le braccia e continuo, alternando lato destro e lato sinistro. I movimenti sono dolci, delicati. Continuo, ancora 25 secondi. Non andare veloce, continua. Ancora 15 secondi. Siamo a 10 secondi ora, ne facciamo un altro, l'ultimo, ancora 3, 2, 1, ci riposizioniamo sul tappeto per il roll down, dalla posizione retta, mento verso il petto, fuori aria e scendo lentamente, a gambe tese, piano piano tocco le mani a terra, piego le ginocchia e lentamente risalgo. Prendo aria, poi fuori aria, mento verso il petto e scendo. Scendo braccia pesanti. Ancora, tocco le mani a terra, piegando le ginocchia, lentamente risalgo. Ancora 15 secondi. Inspiro ed espirando scendo. Ancora. Lentamente tocco le mani a terra, piegando le ginocchia, curva della colonna e risalgo. Benissimo, da qui scendo, cammino sulle mani in posizione plank, da qui elevo il bacino, stendo le gambe e inizio a sollevare entrambi i talloni, sollevo e abbasso, quindi sali sulle punte e scendi sui talloni, sali, scendi, siamo a 10 secondi, ancora 3, 2, 1. Da qui, posizione quadrupedica, inizia una mobilizzazione della colonna con un movimento di circonduzione del bacino e delle spalle. Ruota anche il collo, la testa segue il movimento del corpo, prima in senso orario, ora antiorario. Occhi chiusi, respira. Ancora 3, 2, 1. Da qui avambraccia a terra, in curva, mento al petto, poi punta i piedi e stendi le gambe.
Ancora, ginocchia a terra, inarca la schiena, mento su, incurva, mento al petto, punta i piedi e stendi le gambe. Continua, inarca la schiena, testa su, incurva, mento al petto, punta i piedi e stendi le gambe. Ancora qualche secondo. Ancora 3, 2, 1. Recupera e preparati in posizione supina. Tre, due, uno, gambe in flessione, crunch e scendo a gamba tesa. Cresco con le braccia, torno e cambio gamba. Alterno la discesa con la gamba destra e sinistra. Entrambi i piedi in estensione. Fuori aria, risucco l'ombelico e vengo su, prendo aria portando le braccia sopra la testa. Ancora salgo e torno. Salgo e torno. Ancora 3, 2, 1. Ora mani dietro la testa, gambe a 90, sali, torsione a destra, stendo la gamba a sinistra. Ora inizia a flettere la coscia verso l'alto e verso il basso. Piede esteso salgo, piede flesso scendo. Salgo e scendo. Il corpo è fermo, si muove solo la gamba sinistra. Prendo aria, salgo e butto fuori. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Recupera e resta in posizione. Tre, due, uno, solleva la testa, torsione toccando gomito e ginocchio opposto, alterna lato destro e sinistro, la gamba opposta alla torsione è tesa, addome contratto, ombelico che spinge verso il tappeto, espirando effettua la torsione, inspirando torna, continua ancora 10 secondi, ancora qualche secondo e siamo a 3, 2, 1, ferma il movimento, poi distanzia le ginocchia, stendi le gambe e fai delle circonduzioni con le caviglie, prima in senso orario, poi antiorario, ancora qualche secondo, 3, 2, 1, ora unisci le gambe, appoggia le punte dei piedi a terra, piedi uniti e solleva il bacino. Ora scendi e sali rimanendo in appoggio solo sulle punte. Ginocchia vicine, sali piano e scendi piano. Salgo, piccola trattenuta e poi scendo. Braccia ben distese sul tappeto. Continua. Siamo a 10 secondi ora. 3, 2, 1. Ora gambe a 90, mano destra dietro la testa, estendo gamba destra e braccio sinistro. E torno. Estendo. E torno. Restiamo su con la prima parte della schiena, si muove solo il braccio sinistro e la gamba destra. Movimenti lenti. Ancora 10 secondi. Continua. Ancora qualche secondo. Ancora 3, 2, 1. Recupera e resta in posizione. Tre, due, uno, solleva le spalle e traziona un ginocchio al petto e poi l'altro. Vai, traziona un ginocchio,
traziono l'altro e continua. Traziono un ginocchio, l'altra gamba si stende e continuo alternando ginocchio destro e sinistro. Addome contratto, respira. 10 secondi. Ancora 3, 2, 1. Ora ferma il movimento, afferra le ginocchia e inizia ad oscillare con il corpo. Oscilla da un lato e dall'altro. Occhi chiusi e rilassiamo la schiena. Dieci secondi ora. Ancora 3, 2, 1. Recupera e preparati in posizione seduta a gambe piegate. Tre, due, uno. Mani altezza polpacci e rotola sulla schiena, poi torna appoggiando le punte a terra e continua. Rotola indietro, curva della colonna, torna appoggiando le punte, ancora indietro e torna. Indietro e torna, ancora 20 secondi. Dieci secondi ora. Ancora 3, 2, 1. Ok, recuperiamo, ci prepariamo in posizione supina. Tre, due, uno. Piedi in estensione, su con il busto, da qui avvicino un ginocchio al viso e poi l'altro. Gambe a 90 gradi, alterno ginocchio destro e sinistro. Mantieni la parte alta sollevata da terra e muovi solo le gambe. Le punte dei piedi appoggiano terra. Espirando elevi la gamba, inspirando abbassi. Tre, due, uno. Ora gambe a 90, sali, torsione a sinistra stendendo la gamba destra. Inizia a flettere la coscia verso l'alto e torna. Piede esteso salgo, piede flesso scendo. Salgo piede a punta, scendo piede a martello. Il corpo è fermo, si muove solo la gamba destra. Siamo a 10 secondi. Tre, due, uno, recupera e resta in posizione. Tre, due, uno, mani unite sopra la testa, piedi incrociati, avvicino i gomiti alle ginocchia e scendo. Quindi sono i gomiti che si avvicinano alle ginocchia e non il contrario. La schiena è aderente al tappeto, la zona lombare non si solleva. Se non arrivi alle ginocchia, non forzare il movimento, arriva fino a dove riesci. Continua, siamo a 10 secondi. Ancora 3, 2, 1. Ora distanzia le ginocchia come prima, poi chiudi, estendi le gambe, apri e chiudi. Ancora, fletti, apri, chiudi, stendi, apri e chiudi. Fletti, apri, chiudi. Benissimo. Ora piedi a terra, espirando solleva il bacino partendo dal sacro e articola la colonna una vertebra alla volta. Inspira, espira e piano piano scendi lentamente.
ancora su, piano piano, e piano piano scendi. Articola la colonna verso il basso, ancora su, piano piano, e ora verso il basso. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Ora gambe a 90, mano sinistra dietro la testa, estendo la gamba sinistra e il braccio destro. E torno. Estendo e torno. Restiamo su con la prima parte della schiena. Si muove solo il braccio destro e la gamba sinistra. L'addome attivo che mantiene la schiena perfettamente adesa al tappeto. Estendo e torno. Estendo e torno. Entrambi i piedi sono in estensione. Ancora qualche secondo. Siamo a 3, 2, 1. Recupera, resta in posizione. Tre, due, uno, mani incrociate, braccia tese che toccano le orecchie, sollevati fino alle spalle e scendi. Ancora su e torna. Non spingere con le braccia, lavora tramite l'addome, zona lombare aderente a terra, fuori aria quando sollevo le spalle, prendo aria con la schiena a terra, sollevo e scendo. Continua, ancora qualche secondo e siamo a 3, 2, 1, ferma il movimento, ora afferra le ginocchia ed inizia ad oscillare con il corpo verso un lato e verso l'altro, piccole oscillazioni verso destra e sinistra, occhi chiusi. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno, recupera e resta in posizione. Tre, due, uno, ora solleva le spalle, traziona una gamba e poi l'altra. Afferra le gambe subito dopo il polpaccio, cercando di contrarre l'addome il più possibile. Fuori aria quando afferri la gamba, prendi aria nello scambio delle gambe. Addome attivo. Prima parte della schiena sempre sollevata. Mantengo le spalle basse. Afferro una gamba e afferro l'altra. Continua. Ancora 3, 2, 1, recupera e resta in posizione. Tre, due, uno, da qui gambe in flessione, solleva testa e spalle allontanando le ginocchia, scendi e chiudi. Quindi sali a ginocchia lontane, scendi a ginocchia unite. Le punte dei piedi restano sempre unite. Inspirando sali, espirando scendi. Sali e scendi lentamente mentre le ginocchia si allontanano e si avvicinano. Ancora 10 secondi. Continua. Ancora 3, 2, 1. Ora risalgo in posizione seduta. Da qui mani dietro le cosce. Inspira e inarca la schiena. Espirando mento verso il petto. Ancora prendo aria. Fuori aria e incurva la schiena. Concentrati sul movimento della colonna che si inarca e si incurva. Spalle basse.
incurvo mento verso il petto, prendo aria e inarco la schiena. Ancora, continua. Ancora 3, 2, 1. Recupera e resta in posizione seduta. Gambe tese, piedi in flessione, apro le braccia, torsione a sinistra, flessione del busto, torno e cambio lato. Nella flessione del busto sulla coscia la mano scende sul lato esterno del piede, espirando scendi, espirando sali, piedi sempre in flessione e gambe tese. Alterno la flessione verso il piede destro e verso il piede sinistro. Continua. Ancora 3, 2, 1. Recupera e preparati in posizione seduta. Ancora 3, 2, 1, gambe tese, braccia estese in avanti, espirando scendo, piedi in estensione, inspiro cresco con le braccia ed espirando risalgo, ancora inspiro braccia su, espirando tocco le piante dei piedi, inspiro cresco ed espirando scendo. Ancora, inspira braccia su, scendo, tocco le piante, inspiro ed espirando scendo a gambe tese. Appoggio la schiena, prendo aria, fuori aria e risalgo. Ancora 3, 2, 1, recupera e appoggia la schiena a terra. Solleva le spalle, estendi braccio e gamba sinistra e torna. Cambia lato, ora destra e torna. Alterna lato destro e lato sinistro. Espirando allineo, inspirando torno. Addome attivo, il movimento è lento e controllato dall'addome. Piedi sempre in estensione. Continua ancora 10 secondi. E siamo a 3, 2, 1. Recupera, risali e preparati in posizione seduta sul fianco sinistro a gambe incrociate. Stendo le gambe e salgo, allineo le braccia, ruota la testa e abbassa il braccio destro, torna e ripeti, muovo solo il braccio destro e la testa, il corpo è immobile, addome forte e braccio sinistro teso, espirando abbasso il braccio, inspirando torno, non cedere con il braccio sinistro, mantieni la posizione. Continua. Ancora 3, 2, 1. Recupera e resta in posizione. Posizione plank, ora ginocchio al petto, scendi e sali, sali in curva la colonna e torna, tocca terra con il ginocchio e poi in curva la colonna, risucchia l'ombelico e mantieni le braccia tese,
Appoggia il ginocchio e allontanalo dal tappeto. Apri bene le dita delle mani per avere maggior stabilità. Spingo bene con la punta del piede per incurvare la schiena. Continua. Ancora 10 secondi. Ancora 3, 2, 1. Recupera e preparati in posizione seduta sul fianco destro a gambe incrociate. Tre, due, uno, stendo le gambe e salgo, allineo, ruoto la testa e abbasso il braccio sinistro. Torno e ripeto, muovo solo il braccio e la testa. Il corpo è immobile, gambe tese e spalla destra distante dall'orecchio. Espirando ruota la testa, inspirando torna. Braccio destro forte e mano aperta ben adesa al tappeto. Continua. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno. Recupera e resta in posizione. Tre, due, uno. Posizione plank, ginocchio sinistro al petto, sali e tocca. Sali, incurva la schiena e tocca il ginocchio a terra. Spingi bene con la punta del piede per salire e incurvare la schiena. Quindi appoggio il ginocchio a terra e lo allontano. Lo allontano il più possibile, quindi cerco di incurvare la schiena più che posso, spingendo bene con la punta del piede. Apri bene anche qui le dita delle mani per avere più sicurezza e stabilità. Continua. 10 secondi ora. 3, 2, 1. Ok, recupera e preparati in posizione sdraiata sul fianco in appoggio sull'avambraccio destro. Tre, due, uno. Da qui mano dietro il capo e sali gambe in linea. Scendi con il fianco, sali, tocca gomito ginocchio. Ancora scendi, sali, gomito ginocchio. E ancora giù, su, gomito ginocchio. Continua. Ancora 20 secondi. Ancora 15 secondi, ancora 10 secondi, resisti e siamo a 3, 2, 1, recupera, ora passiamo schiena a terra, tre, due, uno, da qui gambe a 90, distanzia solo le ginocchia, sorreggi il capo e inizia con i crunch mantenendo le punte dei piedi unite e le ginocchia distanziate. Inspirando scendi ed espirando sali. Sali e scendi lentamente mentre le gambe restano ferme e immobili. Le punte dei piedi si toccano, ancora 20 secondi. Siamo a 15 secondi ora, 10 secondi, resisti, ancora 3, 2, 1, recupera, ora passiamo sul fianco sinistro, avambraccio in appoggio a terra.
3, 2, 1, mano dietro il capo, sali a gambe tese, scendi con il fianco, torna e tocca gomito ginocchio, scendi, sali, gomito ginocchio e ancora, scendi, sali, gomito ginocchio, continua. Ancora 20 secondi, scendi, sali, gomito ginocchio e ancora, scendi, sali, gomito ginocchio. Tre, due, uno, recupera e passa schiena a terra. Tre, due, uno, piedi uniti, ginocchia distanziate, salgo e avvicino gomito e ginocchio dello stesso lato e cambio. Quindi gomito destro, ginocchio destro e viceversa. La schiena resta sempre ben adesa al tappeto, addome attivo, continua, movimenti lenti e controllati. Ancora 20 secondi, siamo a 15 secondi ora. 10 secondi, resisti. 3, 2, 1, recupera e rimani schiena a terra. Uno, ora gamba destra tesa e sinistra flessa, inspiro ed espirando salgo, torno inspirando ed espirando risalgo. Le gambe restano sempre nella stessa posizione, muovo il corpo dall'ombelico in su, inspirando cresco e espirando chiudo, ancora cresco con le braccia e chiudo, continua. Siamo a 15 secondi ora. 3, 2, 1. Ok, recupera e preparati in posizione seduta a gambe tese, mani dietro la schiena. Eleva il bacino, piedi estesi, fletti una gamba, estendi e scendi, cambia gamba e continua. I piedi sono sempre in estensione, alterna gamba destra e gamba sinistra. Le spalle sono basse, le braccia sono tese e le mani ben posizionate dietro la schiena. Sale un ginocchio, estendo la gamba e subito scende, ancora altro ginocchio, stendo la gamba e scendo. Continua. 3, 2, 1, recupera e passa schiena a terra. 3, 2, 1, gamba sinistra tesa e destra flessa, inspiro ed espirando salgo, torno inspirando ed espirando risalgo, ancora le gambe restano sempre nella stessa posizione, muovo il corpo dall'ombelico in su, inspirando cresco con le braccia, espirando chiudo, inspiro, espiro e chiudo, apro bene le braccia, inspiro, espirando chiudo, continuo.
3, 2, 1. Recupera, ora ancora schiena a terra. Tre, due, uno. Da qui eleva il bacino, ora eleva un ginocchio e scendi. Cambia gamba e continua. Alterna ginocchio destro e ginocchio sinistro. Le mani possono essere posizionate come vedi a video, quindi con le punte verso di te a 45 gradi o indietro. Il ginocchio sale fino alla linea del bacino. Le spalle sono sempre basse, addome contratto. 3, 2, 1. Recupera, ci prepariamo per la posizione plank. Tre, due, uno, passa in posizione plank, da qui avvicina i glutei ai talloni, poi tocca gomito ginocchio sinistro, ancora glutei ai talloni e ginocchio destro, alterna lato destro e lato sinistro, il ginocchio sinistro al gomito sinistro, il ginocchio destro al gomito destro, continua, ancora 20 secondi. 3, 2, 1, recupera e preparati in posizione seduta sul fianco destro, piede sinistro dietro. 3, 2, 1, sali, allinea braccio e gamba sinistra, stabilizza e ora tocca gomito e ginocchio, mantenendo entrambi i piedi in flessione, braccio destro teso e dita delle mani ben aperte. Il piede destro appoggiato a terra deve essere perfettamente flesso, in questo modo avrai più stabilità. Sguardo verso il basso e respira. La testa resta immobile. 3, 2, 1, recupera, cambiamo lato. 3, 2, 1, sali, allinea braccio e gamba destra, stabilizza, ora tocca gomito ginocchio mantenendo entrambi i piedi in flessione, braccio sinistro teso e dita delle mani aperte il più possibile, il piede sinistro in appoggio a terra è perfettamente flesso, sguardo verso il basso, addome contratto e resisti. 3, 2, 1, recupera, ottimo lavoro, ora un pochino di mobilizzazione e stretching. 3, 2, 1, passo in posizione di quadrupedia, espira, incurva la schiena, inspira, inarca la colonna. Mani ben appoggiate sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, prendi aria quando distendi l'addome, fuori aria quando contrai l'addome e incurvi la schiena. 3, 2, 1. Ora portiamo la gamba sinistra in avanti, appoggiamo bene il piede a terra, mano sul ginocchio e manteniamo la schiena dritta.
bacino che spinge in avanti, respiriamo nella posizione. Tre, due, uno. Ora lentamente stendi la gamba sinistra, solleva la punta del piede e incurva la schiena. Respira e mantieni la posizione. Tre, due, uno. Lentamente sciolgo la posizione, cambiamo gamba, ora piede destro davanti a te, mani sul ginocchio, schiena dritta e respira. Tre, due, uno. Ora lentamente mani a terra, stendo la gamba destra, sollevo la punta del piede e incurvo la schiena. Respiro e mantengo la posizione. Tre, due, uno. Recupera, passa schiena a terra. Tre, due, uno. Incrocia le gambe, piedi in estensione, afferra entrambe le caviglie e respira. Schiena ben aderente al tappetino e se vuoi chiudi gli occhi. Tre, due, uno. Sciogli la posizione e cambia incrocio. Afferra le caviglie, rilassati e respira. Tre, due, uno. Ora lasciati cadere sul fianco, da qui apro una gamba e lentamente lascio cadere il corpo dall'altro lato. Ora apri l'altra gamba e continua. Lentamente arrotola sulla schiena da destra a sinistra e da sinistra a destra, seguendo la gamba che si apre. Tre, due, uno, recupera e piano piano alzati in posizione seduta. Tre, due, uno, ora piedi a 45 gradi, ginocchia in apertura, mani unite in preghiera. E spingi con i gomiti verso le ginocchia. Resta in posizione e respira. Tre, due, uno. Ora stendi le gambe, fletti le ginocchia e risali incurvando la schiena. Da qui incrocia le dita delle mani ed estendi le braccia in alto.
Spingi bene con le mani verso l'alto, schiena ben allungata e spalle basse. Tre, due, uno. Ora piedi ampiezza a spalle, inspirando in arca e espirando in curva. Prendo aria braccia su, fuori aria braccia giù. Prendo aria qui e fuori aria qui. Movimento dolce, fluido, continua. Siamo a 15 secondi ora. Ancora 10 secondi. Ancora 3, 2, 1. Ok, benissimo. E il tuo allenamento è terminato. Ci vediamo al prossimo video.